baladais paisiblement sur le boulevard, presque sans vêtements. Je me baladais sur l'avenue, le corps ouvert aux inconnus. Quand soudain vous êtes apparu et là mon petit cœur a flanché. Je me suis senti bouleversé quand vous m'avez plaqué au sol, puis les mains sur toi de la bagnole pour me faire une soupe corporelle. J'avais si froid, je suis si frais, je me suis senti vite rassuré dans vos bras en sécurité. S'il vous plaît, monsieur le policier, je ferai plus l'idiote, je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez-moi au trou, dehors il n'y a que des voyous, moi je veux passer la nuit avec vous. La matraque et le revolver, vous faites la traque aux gangsters, vous débarrassez notre ville, pays de la racaille et des bandits. Vous êtes si viril et si fort, si prestigieux dans l'uniforme, menottez-moi à votre poignet, je ne veux plus jamais vous quitter. S'il vous plaît, monsieur le policier, gardez-moi en captivité. Je ferai plus l'idiote, je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez-moi au trou, dehors il n'y a que des voyous, moi je veux passer la nuit avec vous, je veux passer la nuit avec vous, je veux passer la nuit avec vous. Sembrava una gara destinata all'arrivo in volata, invece vi siete inventati qualcosa di veramente bello a pochi chilometri dal traguardo. Sì, sapevo che in volata era difficile vincerla, infatti non sono uno che fa le volate. Ho provato l'ultimo giro e siamo andati via in un bel po', non so quanti eravamo. Sapevo che ero uno tra i più forti, all'ultima curva ero messo bene, terzo, quarto, a ruota di Multari, che sapevo che era quello più forte tra di noi. Gli sono arrivato fino ai 100 metri e poi l'ho superato, è andata bene. Raccontaci questa gara, ci hanno provato in tanti ad andare, mai un tentativo ha preso il sopravvento rispetto al gruppo e poi è saltata fuori questa sorpresa a pochi minuti dall'arrivo. Sì, io sono sempre stato nella pancia del gruppo perché sapevo che ad andare davanti con questo il vento che c'era non era molto dispendioso. E ho provato l'ultimo giro, come ho già detto, e è andata bene. Raccontaci un po' di te, dove sei nato, quanti anni hai, dove studi, quali sono le tue caratteristiche dal punto di vista ciclistico? Sono nato a Castiglione, adesso vivo a Montichiari, ho sempre corso per Fratelli Monteclarense e faccio l'ITIS a scuola, ho iniziato fin da piccolo a correre, sono sempre arrivato, cioè non dico tra i primi, però ero sempre lì nei 10. Oggi regionale, non avevo mai vinto, sono felicissimo. Prima vittoria regionale, serve una dedica. La dedico a tutta la squadra che sempre fa un grandissimo lavoro, poi a mio papà che mi segue sempre e tutta la mia famiglia. Manuel Multari, secondo anche oggi a regionale, come è andata? È mancato un pelo? Sì, ci speravo nella vittoria, ma è arrivato uno più forte oggi e ci siamo adeguati. Allora. Raccontaci com'è nato questo tentativo a una decina di chilometri dal traguardo, sembra di aver capito. Praticamente ero sulla destra della strada, nell'alzare la testa ho notato che c'era un po' di persone in fuga e
non me ne ero accorto, pensavo ce ne erano di meno. E sono riuscito a rientrare, anche se c'è stato un momento in cui avevo perso la speranza per rientrare. Poi alla fine invece sono riuscito a rientrare. Poi ho voluto anticipare la volata perché avevo visto che c'era gente un po' più veloce di me. E alla fine è arrivato solo il secondo posto. È mancata mezza bicicletta. Sì, in curva sono rimasto un po' chiuso, poi stavo rimontando, ma l'arrivo era ormai vicino. Una gara che si è decisa a 10 km dal traguardo, raccontaci questa sortita che è nata un po' così, non ce l'aspettavamo. Ma dopo tante fughe che ho provato a tirar fuori, sono riuscito a entrare in quella buona e me la sono giocata in volata. E ora c'è un italiano da preparare, il 7 a Boario. Hai già visto il percorso, cosa ti aspetti? Ma il percorso non l'ho ancora visto, però credo che posso fare bene.